Oggi qui al Cinema Teatro Rivoli si proietta questo film sulla migrazione. Come hai scelto questo tema? Allora, diciamo che è un documentario appunto che racconta la storia di sei ragazzi ciadiani che sono arrivati durante l'emergenza in Nord Africa, ovvero dopo lo scoppio della guerra in Libia, sono arrivati in Italia e sono stati smistati, come è avvenuto, in tutti i migranti arrivati a Lampedusa sono stati smistati in tutta Italia. Allora questi ragazzi sono arrivati a Pisa, li abbiamo conosciuti, siamo diventati amici e abbiamo deciso di raccontare la loro storia. Diciamo che io mi interesso della, sono un documentarista, mi piace molto raccontare le migrazioni perché penso che dalla lotta per i diritti dei migranti passa la lotta dei diritti in generale di tutti noi. Quindi l'interesse che ho per le migrazioni è l'interesse che ho per i diritti in generale. Questo però è nato anche un po' per caso perché appunto sono venuto a conoscere questi sei ragazzi straordinari che mi hanno dato tanto e quindi è nata il racconto di un è nato un documentario sulle migrazioni. Spesso i media dipingono la migrazione come un problema, sono i media che dipingono la migrazione come un problema o è la popolazione che vede la migrazione come un problema e quindi i media ribaltano questa situazione? Allora, diciamo che i media hanno aiutato molto a creare l'idea del problema. Naturalmente il problema non è la migrazione ma è la gestione della migrazione, uno Stato che è sempre stato assente o che comunque non ha mai saputo gestire questi flussi, perché sono dei flussi che anche quando è scoppiata la guerra in Libia, quando sono scoppiate in generale la primavera araba, sono arrivati in Italia circa 60.000 persone, che per l'Italia, come arrivi via mare, sono un numero molto elevato, ma che se rapportati ai richiedenti asilo e agli arrivi anche nei paesi europei come la Germania e la Francia, sono dei numeri, dei piccolissimi numeri. Quindi diciamo che il problema c'è perché lo Stato non li sa gestire. Naturalmente nella nostra concezione, perché se si parla con le persone ti dicono che il problema della migrazione è un problema serio, naturalmente questo, la concezione del problema è aiutata anche dai media, però naturalmente il problema c'è se lo Stato non riesce a gestirli. Bisogna dire con franchezza che il problema esiste, ma si può trasformare un problema in un'opportunità. Bisogna sapere che il movimento delle persone nel pianeta è un fatto ormai scontato. Saranno decine di milioni le persone che nei prossimi anni si sposteranno da quella parte del pianeta che una volta era il cosiddetto terzo mondo, verso l'Occidente, verso paesi che hanno un loro radicamento nella storia, che hanno una cultura tipicamente occidentale. Questo movimento di persone comporta l'obbligatorietà di organizzare diversamente la società, di organizzare diversamente le istituzioni. Il problema esiste, ma Zara del Vallo è un esempio da questo punto di vista ed è naturale che un film di questo livello venga proiettato innanzitutto nella nostra città. La presenza degli immigrati è un problema se uno non decide di sedersi intorno a un tavolo e capire che gli immigrati sono persone che hanno dei diritti e che hanno anche dei doveri. Non si comprende che il movimento delle persone cambierà il sistema economico, cambierà anche l'organizzazione del sistema bancario, del sistema assicurativo, del sistema sociale in genere. Tutto questo dipende dalla capacità di dare risposte e quindi le istituzioni devono organizzarsi. I media naturalmente fanno il loro dovere, nel senso che danno informazione, fanno i cosiddetti cani da guardia, ma il problema esiste e però può essere affrontato con serietà. Quindi film come questi possono aiutare a risolvere questa situazione, a migliorarla? E credo di sì. Perché comunque offre un film del genere un elemento di riflessione, consente un dibattito e impegna coloro che hanno un peso nella società ad assumere delle posizioni, a elaborare progetti, a tentare di trasformare gli stessi progetti in fatti esecutivi. Parlare delle cose è sempre importante, non si può mai risolvere un problema se non si parla del problema.